Il creditore che assume l'iniziativa ai fini della dichiarazione di fallimento non deve necessariamente essere unito di titolo di natura negoziale. L'accertamento della qualità di creditore ai fini della sussistenza e della valutazione della legittimazione può essere fatto dal tribunale con deliberazione sommaria, in via incidentale. La mancanza di tale qualità e di conseguenza della esistenza del credito non può essere sopperita dalla esistenza di altri crediti e di altri indici di insolvenza. In seguito alla soppressione dell'iniziativa d'ufficio, l'esistenza dei debiti della società, come affermato dal Tribunale nella decisione in oggetto, deve essere valutata distintamente rispetto al requisito della esistenza del credito del ricorrente.